Benvenuti, in questo tutorial andremo a creare delle API in Rails da zero. Come abbiamo visto nel tutorial precedente, Rails ha già delle API incluse, diciamo nella sua, quando andiamo a generare lo scaffold di default, ma in questo tutorial andremo a generare proprio una. Andremo a scrivere insomma, a mano, tra virgolette, il nostro controller. E vediamo insomma le varie interazioni. Per farlo lanciamo la nostra app, quindi facciamo Rails new, la chiamiamo demo-api, facciamo --api, che in questo modo va già a definire in automatico appunto il settaggio di Rails per essere appunto di default un sistema basato su API. Facciamo -d MySQL per connetterla, per avere la configurazione del nostro database. Ok, il nostro applicativo dovrebbe essere stato creato. Andiamo quindi in demo api. E ora, come al solito, andiamo a settare il nostro DB, quindi andiamo un attimo ad aprire il nostro progetto. Come vi ricordate, dobbiamo andare nel nostro environmental e appunto settare le nostre variabili d'ambiente. Quindi lanciamo il nostro editor. Ok, andiamo qua, come abbiamo visto anche nei tutorial precedenti. Ok, salviamo e andiamo ad importare appunto, a richiamare le nostre variabili d'ambiente all'interno del nostro file database.yaml. In questo modo, come abbiamo visto già nei tutorial precedenti, andiamo qui, incolliamo il nostro username, la nostra variabile username, la nostra variabile password e il nostro, insomma, il nostro collegamento al database, il nostro host, che nel mio caso appunto 0.0.0.0, ma può essere localhost, eccetera, insomma, dipende un po', o un numero di IP o qualsiasi cosa, insomma, dipende da dove avete il vostro DB. Nel mio caso un Docker, quindi gli do 0.0, un Docker in locale, quindi gli do appunto 0.0.0.0. Fatto questo, qua dovremmo esserci, quindi andiamo a fare la nostra migrazione. Quindi prima creiamo il database Rails DB create e ora Rails DB migrate, anche se la nostra migrazione è vuota perché non abbiamo ancora creato uno scaffold, quindi siamo a posto così per ora. Fatto questo, lanciamo un attimo Rails. Ma no, possiamo fare anche meno di lanciarlo. Oh, vabbè, magari lanciamolo. Per vedere che il database ci dà tutto funzioni. Come vedete, Rails ci dà la sua solita pagina iniziale, che è l'unica pagina HTML che vedremo in questo caso, perché tutto il resto sarà fatto appunto tramite API. Chiudiamo un attimo il nostro browser e andiamo a fare la prima cosa, che è creare un model. Quindi stavolta non facciamo lo scaffolding, ma creiamo semplicemente un model che al suo interno appunto genererà anche il file di migrazione del nostro DB. Il nostro primo model sarà. Useremo sempre come esempio l'esempio che abbiamo fatto nei tutorial precedenti, quindi casa editrice e poi di fumetti e poi
i personaggi legati a questa casa editrice, a queste case editrici. Quindi facciamo il nostro model che chiamiamo Publisher, quindi Rails G, scusate, Rails G Model, Publisher con la P maiuscola e al singolare, e ora andiamo a creare una variabile, un campo stringa name, stringa, poi un campo note, text, e direi che può bastare questo. Lo lanciamo e come vedete ci ha creato solo un model e una migration. Visto che ci siamo, andiamo anche a creare un model relativo ai character, anche qui al plurale con la C maiuscola. Nel character mettiamo sempre un nome, stringa, un alias string, in campo note, text e evil boolean. E poi dobbiamo fare anche il campo che lo lega alla casa editrice, quindi mettiamo un publisher. Nel tutorial precedente abbiamo usato il valore belongs to, ma esiste un altro modo per farlo ed è usando references come campo, in automatico va a creare appunto un belongs to. Quindi ci sono due modi per farlo, stavolta proviamo a farlo tramite il comando references e lo lanciamo. E anche qui abbiamo creato il nostro secondo model. Andiamo un attimo a vedere. Qui in app appunto abbiamo model, publisher e character. Come vedete character ha già il belongs to publisher. Il publisher ovviamente essendo stato creato prima di definire la references non ha nessun collegamento, quindi creiamo subito un campo has many due punti characters al plurale, perfetto così, e quindi qua siamo a posto. Andiamo nel nostro DB, come vedete abbiamo qua di migrate, abbiamo appunto il nostro publisher e qui abbiamo appunto un references che è appunto una foreign key true, come vedete qui, un name, un alias, un boolean. Qua nel boolean possiamo anche dargli un valore di default, quindi possiamo fare un default false, così nel caso ci dimenticassimo di compilare il campo di default ce lo prenderà come false. E direi che anche qui siamo a posto, quindi possiamo fare un Rails DB migrate e le nostre migrazioni sono state fatte, quindi ora dovremmo avere il nostro database pronto. E fatto questo, ora non ci resta che andare a creare i nostri controller. Per farlo facciamo un Rails G controller, poi vogliamo che il nostro controller vada a posizionarsi in un sottodominio, in una cartella chiamata API. Vogliamo anche definire la versione del nostro API, quindi creiamo un V1 in questo modo, se un domani dovessimo implementarlo, eccetera, con nuove API o nuove versioni di API potremmo creare un V2, un V3, eccetera. Quindi qua creiamo un V1. E poi andiamo a creare il nostro controller che chiameremo publishers al plurale, lui in automatico creerà un publisher underscore controller, quindi lo lanciamo. Scusate, andiamo un attimo a vedere, dovrebbe crearci un controller vuoto o comunque semivuoto. Andiamo qui in API, come vedete ha creato la cartella in controller, ha creato la cartella API, la cartella V1 e qui abbiamo il nostro publisher controller che è vuoto e poi lo andremo a popolare, ma visto che ci siamo andiamo a creare characters, quindi Rails G controller API V1 characters. Ok, andiamo qui e come vedete anche qua abbiamo il nostro characters. Fatto
Fatto questo, dobbiamo andare anche a definire le route dei nostri controller. Per farlo, dobbiamo andare, ovvero appunto la definizione dei percorsi URL che vogliamo usare per raggiungerlo. In REST è un po' leggermente diverso con dei soliti framework, o meglio, adesso andiamo a vedere. Andiamo qua in config, qui abbiamo routes, come vedete qua abbiamo la routes principale dove possiamo andare a definire le nostre route. Quindi la prima routa che dobbiamo andare a definire, visto che il nostro controller abbiamo creato, vogliamo che sia raggiungibile all'indirizzo api/v1 publisher o character. Dobbiamo andare a definire prima il percorso, la route API, dopo la subroute v1 e infine charter se publisher. Per farlo, quindi andiamo a scrivere così: namespace 2 punti api do, e andiamo a chiudere il nostro do con un end all'interno del nostro namespace API. Andiamo a creare un altro namespace chiamato v1, o meglio 2 punti v1 do. Andiamo a chiudere il nostro do, e all'interno di v1 andiamo a creare altri due controller. Stavolta usiamo resources 2 punti publishers. E sotto andiamo a creare un resources, ops, 2 punti publishers, 2 punti characters. Ok, qui quindi abbiamo creato le nostre route, che però ovviamente sono irraggiungibili attualmente perché i nostri controller sono vuoti. Quindi andiamo qui in controller e cominciamo a definire appunto gli elementi che vogliamo raggiungere. Il primo elemento che vogliamo raggiungere è ovviamente una lista di tutti i nostri publisher, quindi facciamo un def index e lo andiamo a chiudere qui. Poi avremo anche bisogno di un dettaglio del publisher, quindi facciamo un dev show e lo andiamo a chiudere qui. Poi andremo ovviamente a scrivere al loro interno, però andiamo solo a definirli. Poi vogliamo appunto creare un nuovo publisher, quindi facciamo un dev create e poi abbiamo bisogno di aggiornare il nostro publisher, quindi facciamo un dev update. E poi abbiamo bisogno anche di cancellarlo, quindi facciamo un def destroy e qua abbiamo fatto. Ora torniamo qui. Allora, nel nostro def index vogliamo la lista di tutti appunto i nostri publisher. Vogliamo raggiungerla tramite una chiamata get, quindi all'indirizzo publishers, o meglio api v1 slash publishers. Quindi andiamo qui e andiamo a richiamare appunto i nostri publisher del database, quindi chiocciola publishers uguale publisher maiuscolo, quindi chiamiamo il nostro model all. Fatto questo, ups, all. E andiamo a capo. E vogliamo avere questi dati in formato JSON, quindi dobbiamo dirgli render JSON 2 punti chiocciola publishers. Ora, se andiamo qui in Postman, chiamiamo il nostro indirizzo
Facciamo invio, ovviamente non ci torna niente perché non abbiamo fatto partire l'app. Oops. Invio ci ritorna errore. Internal server error, perché abbiamo un errore nel model. Andiamo qui nel model, lo mettiamo a posto perché has many characters, underscore characters. Come vedete ora funziona, ma ovviamente ci ritorna un array empty, vuoto, perché ovviamente non abbiamo inserito nessun record. Torniamo nel nostro controller e andiamo a definire subito il create, dopo andiamo a vedere lo show. Il create vogliamo raggiungerlo quindi tramite una chiamata post. Questo indirizzo sempre apv1 publishers, quindi andiamo qui, chiamiamo una variabile publisher al singolare, publisher, chiamiamo il nostro model e stavolta diciamo che vogliamo un model new al quale vogliamo passare dei publisher params, publisher params, che sono appunto i parametri che vogliamo ricevere in post, che possiamo unificare all'interno di questa variabile che però dobbiamo dichiarare. Quindi andiamo qui, qua scriviamo private in modo che vogliamo che sia una variabile solo interna, che non sia raggiungibile, utilizzabile dall'esterno, e qua andiamo a definire appunto il publisher params. Params, qua mettiamo un end e qua al suo interno facciamo un params.require due punti publisher punto permit, ovvero dichiariamo i parametri permessi che saranno name e description o note, non mi ricordo come ho chiamato il nostro campo. Andiamo un attimo a vedere nella nostra migration db note. Torniamo qui nella nostra sezione create e gli diciamo if publisher.save, quindi se il salvataggio di publisher, quindi salviamo il publisher ma al tempo stesso verifichiamo che il salvataggio contemporaneamente mentre lo facciamo avvenga, quindi se il publisher ha salvato i nuovi elementi render JSON, ritornaci un JSON, due punti, con i valori salvati, quindi publisher. Altrimenti, mettiamo anche un end di chiusura altrimenti devi ritornare render JSON. Due punti error, due punti, e possiamo mettere un messaggio di errore: non è stato possibile salvare, creare il questo. Non ci resta che andare a provare a creare il nostro publisher. Quindi, sempre da qui, però stavolta con una chiamata post. Quindi andiamo qui, mettiamo il nostro indirizzo sempre publisher, ma stavolta facciamo una chiamata post. Qua mettiamo il nostro row, lo vogliamo in formato JSON.
Andiamo qui. Name, due punti. Marvel. Fatto questo, lanciamo il nostro messaggio e ci ritorna errore. Argument wrong, number of arguments. Andiamo un attimo a vedere. Abbiamo un errore. Da cosa dipenderà questo errore? Allora, name e note li abbiamo messi qua. Publisher parents. Publisher new. If publisher save, dovremmo aver messo tutto. Postman APV1 publisher. Andiamo a vedere un attimo il nostro name e note, quindi qua c'è tutto quello che dovrebbe esserci. Wrong number of arguments, 0 dati e solo uno ricevuto. Allora, qua siamo nel body, qua siamo nel nostro JSON, qua c'è la virgola, cosa mai sarà andato storto? Allora, il nostro publisher risponde. Scoperto l'arcano, qua devo metterlo tra parentesi, non dentro la quadra. Ok, quindi ho i nostri params, in effetti se vedete l'errore ce l'avevo sui params, quindi lanciamo e come vedete il nostro coso, il nostro publisher è stato pubblicato, se infatti vado qua sul publisher, invia, come vedete ci ritorna il primo publisher. Fatto questo, andiamo a creare anche il nostro secondo publisher, quindi DC Comics. Vedete anche questo è stato salvato. Torniamo qua sul nostro publisher e come vedete abbiamo le nostre due case editrici. Fatto questo, andiamo a definire appunto anche lo show, che appunto vogliamo vederlo nel dettaglio. Quindi, qua mi sono dimenticato, se volete potete anche dichiarare lo status, quindi status 400. Andiamo qua, nel caso di errore 400, poi adesso andiamo a definire anche gli altri stati. Qua andiamo in show, quindi chiamo la nostra variabile publisher uguale publisher punto find param params id. Questo perché noi vogliamo raggiungere il nostro publisher in questo modo. Oops. Sempre tramite una chiamata get APV1 publisher id, quindi passandogli appunto il numero di id. Andiamo subito.
JSON, due punti. Publisher. Status. 200. Andiamo pure subito a provare. Quindi ci copiamo qua il nostro codice, creiamo un altro controller, gli passiamo l'ID 1. Ci ritorna l'errore perché io ho di nuovo sbagliato a digitare qualcosa, ma di sicuro. Params. ID, ok, facciamo. Come vedete ci ha ritornato solo un singolo elemento, ora gli passiamo l'ID 2 e come vedete ci ha ritornato anche l'altro elemento. Fatto questo, non ci resta che andare a creare l'aggiornamento, invece l'update, in cui facciamo un, che è piuttosto simile appunto al create, solo che dobbiamo il nostro publisher dobbiamo andarlo a definire tante publisher.find perché anche questo vogliamo modificarlo in questo modo tramite una chiamata, stavolta una chiamata put. Questo anche qui diciamo if publisher, quindi diciamo se il publisher è presente e end, se il publisher è presente vai a fare l'operazione di aggiornamento, quindi publisher.update, cosa più passiamo in questi, in questo update sempre i nostri publisher params che riceviamo da appunto la chiamata path che faremo dalle nostre API. Una volta fatto questo gli ritorniamo un messaggio render json due punti message due punti virgolette publisher aggiornato con successo status 200. Lo status ovviamente non è obbligatorio, però è buona pratica metterlo, e invece se la cosa non va a buon fine gli ritorniamo un JSON error due punti publisher non presente o non aggiornato. Non è stato possibile aggiornarlo. Status 400. Andiamo a fare una prova. Ci copiamo un attimo questo. Andiamo però stavolta qui. Facciamo una chiamata put. No, scusate, perché siamo così, è DC Comics, va bene. Facciamo una chiamata put, path, andiamo qui, sempre row json, incolliamo e stavolta gli cambiamo la descrizione, prova modifica, facciamo invio, publisher aggiornato con successo. Fatto questo andiamo a fare il cancella. Per fare il destroy ovviamente abbiamo bisogno di, anche il destroy ovviamente sarà fatto sempre con riferimento a una chiamata sull'ID, quindi
So che non sarà una chiamata pat, ma sarà una chiamata delete. Quindi anche qua dobbiamo andare a definire il nostro publisher, chi è il publisher che vogliamo cancellare. E dopo averlo trovato, andiamo anche qua a fare una verifica. Publisher, else e poi un end. Qua dentro andiamo a lanciare il comando di cancellazione, quindi publisher.destroy. Qua ritorniamo un messaggio JSON. JSON, nel caso invece la procedura non abbia funzionato, ritorniamo un error. Quindi qua dovremmo aver fatto tutto. Proviamo a cancellare un publisher, anzi, prima ne creiamo ancora uno. Ne creiamo ancora uno, la chiamiamo ciao ciao send, ups, come mai non ha funzionato? Andiamo a vedere cosa abbiamo sbagliato. Delete, destroy, publisher, torniamo qua eravamo sul create. Scusate, eravamo qui. Comando. Internal server error. Syntax unexpected integer. Andiamo a vedere che errore abbiamo. Status 400. Ops. Qua dobbiamo mettere i due punti, ok, invio. Ok, quindi ora abbiamo creato un terzo elemento che poi andremo a cancellare, quindi ok, come vedete 3, ci copiamo questo, andiamo qui, creiamo stavolta una funzione, una chiamata delete, mettiamo di 3, cancelliamo, publish è eliminato correttamente, se torniamo qui il 3 non dovremo più vederlo, esattamente. E quindi direi che fin qui tutto bene. Quindi il nostro publisher è completamente funzionante, non ci resta che andare a creare il nostro characters. Per velocizzare un po' la faccenda, possiamo copiarci tutto questo. Possiamo copiarci tutto questo. Ce lo copiamo di qua, ovviamente andiamo a cambiare un po' di parametri, e la prima cosa che dobbiamo andare a sistemare sono i nostri params, che ovviamente includeranno un publisher ID, un name, un alias, una description, un note, non mi ricordo che nome ho usato. Andiamo un attimo a vedere la migration. Anche qua ho usato node, name, alias, node, evil. Alias, note e campo booleano evil. Lo rinominiamo in character params, anche qua, quindi diventa character
characters, anche qua diventa characters, anche qua diventa characters. Anche qui diventa characters, anche qui diventa characters, anche qui diventa characters e ok. Ovviamente anche qui diventa characters, sì, anche qui qua, com'è che diventa? Character. Qua com'è che diventa? Character. Ups. Anche qua diventa character parts. Ci siamo quasi, character. Ups. Fortuna che hanno inventato il copia incolla. Ok, dovremmo averlo fatto dappertutto. Dovremmo averlo fatto dappertutto e se non l'abbiamo fatto dappertutto lo scopriremo. Quindi, fatto questo. Dobbiamo andare qua. Stavolta diventa characters. Invio. E pam! Un bel errore così al primo colpo. Guardiamo che roba ci sta. Ci da publisher ID. Abbiamo sbagliato ovviamente. As usual. Abbiamo sbagliato qui. Un tutorial senza errori di battitura, che tutorial sarebbe? Ok, e fin qua, ok, poi ci copiamo questo, andiamo qui, facciamo un post, andiamo a creare il nostro JSON, poi vedremo un po' di trucchetti anche per fare dei nested JSON eccetera eccetera, ma un passo alla volta. La cosa importante dei nostri characters è che hanno una connessione belongs to con i publisher, quindi il primo campo che dobbiamo andare a creare è publisher. Due punti, gli passiamo l'ID della Marvel per ora. Evil non lo mettiamo perché tanto lo passiamo di default, quindi perfetto.
adesso possiamo evitare e quindi possiamo provare subito a fare un invio. Error, non è stato possibile creare il character. C'è stato un errore. Andiamo a vedere come mai, forse perché l'uno deve stare all'interno delle virgolette. Invio, anche qua, errore. Forse perché publisher deve essere publisher ID. Invio, esattamente. Quindi qua abbiamo creato il nostro primo publisher. Ora andiamo a creare il secondo, questo lo andiamo a collegare alla DC Comics, Superman, no, facciamo una gara tra milionari, tra miliardari, Bruce Wayne, Batman e anche lui molto ricco, invio, ok, poi creiamo ancora un altro elemento. Sempre come si chiama Spider-Man. Oh, è la terza volta che mi dimentico Via. Ok, andiamo a creare ancora uno per la DC Comics. Ok, adesso se andiamo qui sul nostro characters dobbiamo vederli tutti, 1, 2, 3, 4, 2 della DC Comics, 2 della, come si chiama? Marvel. Tutto bello, però io non voglio dover viaggiare da un URL all'altro, quindi, torniamo sui nostri publisher. Allora, siccome i nostri publisher hanno molti characters, come possiamo mostrare i nostri characters all'interno del JSON dei nostri publisher? Possiamo farlo usando la nostra leggendaria funzione has many characters. 0, andiamo qui. Render JSON, virgola, include 2 punti e richiamiamo il nostro has many, quindi has many characters. Ok, ora andiamo qui, facciamo send, oops, ah, forse l'ho spento server. Ok, proviamo. Tac. Come vedete, Marvel ha il sottoarray, il sottoggetto characters con i suoi 2 caratteri e personaggi, e stessa cosa per la DC Comics. Andiamo qua nel nostro show che l'abbiamo chiuso. Ok, niente, andiamo qui, andiamo a vedere ID1. Ops, non ci sono, qua non ci appaiono, come mai? Perché ovviamente anche qui dobbiamo mettere il nostro include, quindi andiamo qua in show render JSON publisher virgola include characters. Ok, vediamo cosa fa. Invio. E ok, come vedete qua su Marvel abbiamo i nostri 2 personaggi, andiamo qua su DC
DC Comics e abbiamo i nostri due personaggi. Quindi, come vedete, abbiamo creato i nostri API con anche dei, appunto, dei nested object, degli oggetti appunto annidati al loro interno, con le loro dipendenze, insomma. Ma non è finita qui. Non è finita qui perché, siccome i caratteri, i personaggi sono legati ai publisher, non ha molto senso avere l'URL divisi e non ha molto senso dover tutte le volte che andiamo a creare un personaggio dover definire l'ID. Quindi non sarebbe più comodo poter far così, ad esempio, andiamo qua nel nostro controller del charters, questo è il nostro indirizzo attuale. Però a noi di vedere tutti i personaggi mischiati non ci interessa, noi vorremmo vedere solo i personaggi relativi al publisher, come stiamo facendo qui. E allo stesso modo salvarli, quindi avere due URL separate non è molto astuto. Sarebbe più utile poter far così. Ops, siamo sul controller sbagliato. Quindi avere un, ad esempio da qua poter vedere tutti i personaggi sarebbe molto più utile così, no? Avere, o meglio, sto facendo un pasticcio, sarebbe più utile poter raggiungere i nostri personaggi in questo modo, visto che sono legati al publishers, avere anche un URL coerente. Sarebbe molto più logico. E quindi adesso andiamo a vedere come poterlo fare. Perché in questo modo non avremo neanche bisogno di passargli, ovviamente, avendo questo indirizzo anche qui, non avremo bisogno, ad esempio, di dover dichiarare per forza, l'ID del publisher qua all'interno, quando andiamo a crearlo, perché lo prenderebbe dal nostro indirizzo. Però questa cosa la vedremo nel prossimo tutorial, quindi se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e nel prossimo appunto vedremo come andare a creare appunto questa unione tramite appunto l'URL. E quindi niente, ci vediamo alla prossima.